Avvocati, avete incontrato Vincenzo Palumbo in carcere? Vi ha detto qualcosa? Vi ha lasciato qualche messaggio? Io ho chiesto scuse ai familiari, questo è quello che posso dirvi. Lui si è reso conto della gravità di quello che ha commesso? Ma lui è ancora sotto shock, questo signore, ancora non ha concretizzato effettivamente che cosa sia successo. Noi siamo nel punto esatto dal quale lui ha sparato, quindi lui ha visto questa macchina, si è avvicinato e che cosa è successo? Vi ha raccontato la sua versione dei fatti? Ha sentito dei lamenti e lì si è reso conto che avesse colpito questi ragazzi. I lamenti li ha sentiti da qui o quando si è avvicinato? Nel momento in cui si è avvicinato alla tua vettura. Però ci ha messo un po' per andare alla macchina, perché sono passati 10 minuti dal video della telecamera. Sì. Che cosa ha fatto in questi 10 minuti? Vi ha spiegato in qualche modo? No, non si era quasi reso conto. Solo il momento in cui ha visto questa tua vettura ferma, allora un po' di paura, un po' di panico, secondo la sua versione, ha deciso poi di scendere, anche avesse paura che ci fossero altri soggetti, non solo quei due ragazzi. Quindi pensava che ci fossero altre persone, sì, oltre ai due ragazzi in macchina, quindi, che si aggiravano per qui. Per questo motivo ha esitato ad avvicinarsi alla tua vettura. Poi si è avvicinato alla tua vettura, si è reso conto nel momento in cui c'erano questi lamenti. In quel momento perché non ha chiamato subito i soccorsi? Secondo la sua versione è entrato in totale panico. Lui aveva un porto d'armi sportivo, giusto? Sì, anche per uso caccia. E la pistola era in dotazione, in possesso da circa 20 anni. La beretta con la quale lui ha sparato. Quindi lui aveva due fucili e una pistola. Questo che lui ha dichiarato. Lui non aveva il porto d'armi per difesa personale. No. Quindi non poteva uscire con l'arma carica. Assolutamente. Perché lui ha fatto questo gesto? Cioè, vi ha dato una spiegazione? Era quella di intimorire questi ragazzi sparando non al suo indirizzo ma nel vuoto, all'indirizzo presso il terreno adiacente alla propria abitazione. Però dietro di lei c'è l'illuminazione, i fari la sera sono accesi, la macchina aveva i fari accesi, è inverosimile non vedere l'auto che passa qui. Secondo il suo narrato non vi era, come dire, luce artificiale.